Allora ragazzi, questo video sarà una corsa contro il tempo perché ho pochissima batteria, quante ne ho? 29% nella telecamera. Quindi speriamo che non si spenga nel frattempo. Qualcuno mi potrà dire, ma perché non hai messo in carica le pile? Potrei, ma non ne ho voglia e sto perdendo ulteriore tempo. Yes. Allora ragazzi, nel video di oggi andremo a scoprire la vera età delle principesse Disney. Sto facendo una serie innumerevoli di video sulle principesse Disney. E allora faccio quello che voglio. Ma prima di iniziare il video, se non siete ancora iscritti, che cosa state aspettando? Iscrivetevi per far parte della nostra grande famiglia per vedere tanti video di ogni genere. Allora, ragazzi, noi siamo abituati a vedere le principesse Disney carine, giovani, eccetera. Però questi film ormai sono stati fatti tanti anni fa. Ci sono alcune principesse Disney che sono state fatte negli anni 50 e in quel periodo magari avevano 16 anni, quindi quanti anni avranno adesso? E secondo voi, chi è la principessa più anziana? Vi do 5 secondi di tempo per pensarci. Ok, basta. Beh, diciamo che il primo film che è uscito delle principesse è stato Biancaneve, quindi direi che la più vecchioccia è proprio Biancaneve. Infatti, il film di Biancaneve è stato fatto nel 1937 e a quell'epoca Biancaneve aveva 14 anni. Quindi adesso avrebbe, almeno nel 2015, quando sono state fatte queste fanart, 92 anni. Quindi in realtà adesso ne ha 92 più 7, quindi 99 anni. Il prossimo anno Biancaneve fa 100 anni. Auguri! Ed è comunque una signora molto graziosa. Sì, sicuramente più carina rispetto a quella volta in cui le abbiamo tolto le sopracciglia. Per cui, complimenti, Biancaneve. Sei rimasta bianca come la neve. Si vede che hai messo la crema solare. Mi raccomando, mettete la crema solare per mantenere la pelle liscia. E avrà mangiato un bel po' di mele per mantenersi in forma. Ma continuiamo poi invece con un'altra principessa, Belle. Il film è stato fatto nel 1991 e a quel tempo aveva 17 anni. Tra l'altro facciamo anche il gioco, voi vi aspettavate che Belle avesse 17 anni o che Biancaneve ne avesse 14? Biancaneve è veramente molto giovane, forse a parte Alice è la principessa più giovane, ma torniamo a noi. Belle aveva 17 anni, quindi nel 2015 ne aveva 41 e adesso che siamo invece nel 2021 ne avrebbe, tutti sti calcoli, 52. Beh, è comunque una bellissima signora, sembra mia mamma, però mia mamma ha meno rughe. E carina, si è fatta i capelli. Oddio, sembra veramente mia mamma. C'ha pure gli stessi capelli di questo colore. Quindi mio padre è la bestia. Che simpatica, papà, non guardare questo video. E niente, veramente molto carina. Si vede che ha passato tutta quanta la sua esistenza a leggere libri. Non ha mai preso un raggio di sole, quindi no, non le sono venute le rughe. Basta fare riferimenti al sole e alle rughe, basta, non può essere un video, cioè sembra che sto promuovendo una crema solare. Andiamo avanti. Ariel, il film è uscito nel 1989 e a quel tempo Ariel aveva 16 anni. Quindi adesso ne ha 42. Fate 42 più 7, 49 anni. Ha un anno in più dei miei genitori adesso. Sì, wow, figo. Ed è rimasta una bella signora, ragazzi, fatemelo dire. Secondo me è una di quelle che quando accompagni i bambini a scuola, gli altri compagni dicono: "Mamma mia, ma tua mamma è proprio una MILF". Sì, me li vedo così. Comunque, carino. Ci sta. Jasmine, ragazzi. Il film è uscito nel 1992 e Jasmine all'epoca aveva 15 anni e adesso nel 2015 ne ha 38. È una bellissima signora, però non so, c'è qualcosa che non mi convince. Secondo me a 38 anni sarebbe più carina. Poi io non lo so, però fatemi sapere voi. Però ci sta, bei capelli, brava. Non lo so, c'è qualcosa che non va secondo me. Ditemi voi cosa ne pensate. Cenerentola! Cenerentola è un'altra anzianotta. Il film è uscito nel 1950 e lei all'epoca aveva 19 anni. Wow, Cenerentola è una delle principesse più grandi. E invece nel 2015 ne ha 84. Quindi fate 84 più 7. 91, è una bellissima signora. Forse si tiene meno bene di Biancaneve, questa però è una mia opinione. E però non male, bei capelli, una bella acconciatura. Mi piace anche il modo in cui è vestita. Le hanno fatto il blush grigio, forse deve cambiare makeup artist. Però comunque non male, ci sta, apprezziamo.
1995 è uscito Pocahontas e all'epoca lei aveva 18 anni, nel 2015 ne ha 38 ed è rimasta identica. Pocahontas è bellissima, non sembra invecchiata minimamente, lei ha proprio detto ah, me ne sbatto della vecchiaia. A 38 anni non si è anziani, però non è cambiata per niente, quindi tanti complimenti. Questa chi cavolo è? Oddio, è riconoscibile. 1959 è uscita La Bella Addormentata e all'epoca Aurora aveva 16 anni. Contato che poi si è fatta 100 anni dormendo, vabbè, no, non ci pensiamo. Adesso avrebbe 72 anni e carina. L'acconciatura è criticabile, diciamo, sembra un barboncino. Però lei è una bella signora, ci sta. Sembra... non lo so, trovo che siano strane le labbra, mi sembrano più giovani rispetto al resto della faccia. Però comunque è carina, che cavolo di maglia si è messa, una maglia che andrebbe di moda nel 2015 forse, pacchianissima. Mulan è uscito nel 1998 e all'epoca lei aveva 16 anni, adesso invece ne avrebbe 33. In realtà in questo momento ne avrebbe 40, ma non è non 40, 39, ma non è cambiata minimamente ragazzi, anche lei è rimasta bellissima, proprio detto la vecchiaia. E avrà mangiato tanto pollo? Perché ho scoperto che il pollo ti fa produce collagene, quindi la tua pelle rimane bella e... Ma a me il pollo non piace. Però se voglio rimanere giovane come Mulan, devo mangiarlo anch'io. Oh, Amy! Ragazzi, c'è Amy che mi sposta il cavalletto. Però ho ancora delle immagini bonus in cui vediamo tutte quante le principesse invecchiate. Per cui andiamo a vedere questi editing e valutiamoli. Siete pronti? Allora, Ariel, ragazzi, invecchiata mi sembra una di quelle signore un po' pazze che dicono: ah, ciao, ciao, come stai? Come stai? Oh, cosa fai? Cos'è quel marchingegno? Un cellulare? Una tazza di tè? Un po' pazzerella però simpatica, tipo quelle che cercano di essere giovani e fanno un sacco di foto sui social e giocano a Candy Crush. Belle è rimasta bellissima, mi sembra proprio una di quelle signore tranquille che ti dicono: ciao, benvenuto, vuoi qualcosa da mangiare? Ho preparato una crostata, ti leggo una bella favola. Sembra proprio una di quelle signore che non rompono le scatole. Oh mio Dio ragazzi, Cenerentola, mi spiace per te mia cara Cenerella, ma sembra proprio una di quelle vecchie che si mette sulle scale e parla male di tutte le persone del paese, tipo: ah, la Gwendalina, hai visto cosa ha fatto? Oh sì, la Cinzia, io mi ricordo che ai miei tempi c'erano i topi che pulivano per strada. Sì, la prendono per la pazza del paese perché continua a dire che Gas Gas e Jack le pulivano la casa. E poi abbiamo Tiana, oh mamma mia, non è male, però mi sembra più invecchiata rispetto alle altre, però ci sta, sembra proprio una di quelle nonne accoglienti, simpatiche. E poi abbiamo, per concludere, Elsa, Anna e Olaf che si prendono un bel caffè insieme. Dopo tante intemperie tra sorelle, finalmente hanno trovato la pace interiore. Oh, ma che bello! Ragazzi, allora io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche del futuro delle principesse Disney. E niente, non vi dimenticate di lasciare un bel mi piace. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Muah!